La vacanza continua e di conseguenza continuano anche tutti i problemi. Eravamo a mangiare, a fare aperitivo. Oh cavolo, non è che per caso avresti un tavolo? Io sono un babbione, il tavolo te l'ho chiesto per 5 persone. È diventato classifico. Io sono Sfera e basta. Non ce l'hanno portato né da bere, anzi ce l'hanno portato con 30 minuti di ritardo e niente da mangiare. Stavamo morendo di fame, quindi il capo incazzatissimo decide di fare una cosa. B, cosa ne pensi? Cosa? Il cibo. Fra fan. Gà, abbiamo fatto aperitivo in un posto di merda. Non ce l'ho dato neanche niente da mangiare. Per ripicca abbiamo rubato la lampada. Esattamente, fra, la tua storia è uguale. Aspetta un secondo, che però stiamo vedendo davanti a noi un bellissimo esemplare di ragazzo. Di rubare per vendetta la lampada del posto in cui stavamo facendo aperitivo. Chiaramente grazie a tutte le strategie salernitane di Casu. Abbiamo cambiato posto, siamo andati a mangiarci una pizza, ma altro problema! Raga, questo qui è stato un problema gravissimo. Continuavano ad arrivarmi delle chiamate da dei numeri sconosciuti. Stavo letteralmente impazzendo. Continuavano ad arrivarmi chiamate. Non potevo fare storie su Instagram, guardare il telefono, non potevo fare niente perché continuavano ad arrivarmi queste chiamate. Stavo impazzendo, ero convinto fosse un altro youtuber che ci stesse facendo uno scherzo, ma mi stavo arrabbiando perché non potevo veramente usare il telefono. Ad una certa era talmente ridicolo che ci siamo messi a fare un gioco dove la gente faceva il countdown, quindi tipo 3, 2, 1 e cercava di indovinare quando mi arrivasse la chiamata. Il problema qual era? Che dopo un'ora che continuavano ad arrivarmi delle chiamate, io non lo azzeccavo mai, gli altri invece lo azzeccavano sempre. Ad una certa mi insospettisco e vedo che erano tutti organizzati e mi continuavano a chiamare. Bravo, bravo. No, era veramente lui. Dai, mi stasera ti avevo fatto sto scherzo. Ma non ti viene un dubbio? Ma che tra tutti noi esce tranne te. Ero convinto che fosse. Addirittura si mandavano i messaggi di nascosto nelle note. Cioè raga, io stavo facendo a cap le call sulla cena tutto quanto. Gli ho detto stop, fra, ha tolto la modalità aereo, chiamala adesso zio. Assurdo. Torniamo a casa, capi scappava da cagare tantissimo, va in bagno. Prossimo problema. Dove cazzo è il contatore? Dove cazzo è il contatore? Non lo so, fra. Su, raga. Non può essere fuori, se no ce la staccano da fuori la corrente. Oh, non va? Funziona un cazzo in tutta la casa. Sta piovendo, sta pure venendo a piovere. Dopo la mitica storia dei cap che si è pulito il culo con l'asciugamano. Tu ti sei pulito il culo col tappeto. No, no, ha preso la cartigenica e lo shampoo. Cioè, perché, e perché serviva anche lo shampoo? Lo potevi usare solo la cartigenica? Perché non andava più giù, ne serviva altra. Allora ho detto facciamo. Ma usa solo la cartigenica. Perché non potevo più usarne altre, era tutto intasato. Allora ho detto ne uso poca, però ci metto lo shampoo così almeno. Poi come ti asciughi? Così si sono asciugato con la cartigenica e l'ho lanciato fuori. Poi che cazzo è successo? Lo shampoo era appoggiato sul tappeto. Senti, lo shampoo era appoggiato sul tappeto. Io per alzarmi ho mosso un po' il tappeto e si è ribaltato mezzo shampoo. Quindi ho impacchettato tutto e messo fuori dalla finestra. E quindi fuori dalla finestra c'è il tappeto con lo shampoo. Ma esce qua fuori, ma è qui sul giardino. Guarda, ti faccio. E c'è Alex in bagno. Dopo la mitica storia dei campi, si è pulito il culo invece col tappetino per la seconda volta. Qualcuno ha rotto il cesso, raga, era tutto rotto. Chi ha rotto il cesso? In che senso rotto? Dai, fra. Ah, vabbè, ma sarà stato così. No, fra, era già così. Ma questo era già così. Usciamo la sera e adoperiamo per rimorchiare, tra virgolette, in realtà, per divertirci, la tecnica del finto fan. Posso fare una foto? Sì. Serbian, posso fare una foto? Adesso la facciamo, aspetta un attimo. One important speak. Allora dite, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ma sei la ragazza di Zerbian? Ma sì, ma veramente? Ma l'hai riconosciuta? No. Ma sì, siamo insieme da 3 anni. Bacino, bacino. Eccola. Eh beh, se sei la ragazza di Zerbian. No, content. Ho la mononucleosi, per questo che adesso non... Hai la mononucleosi? Ma io ce l'ho anch'io la mononucleosi. Ah, sei la KV e top. No, io ti dico la verità, ho la KV per davvero. Giuro, fra. Facciamo serata e fortunatamente questa volta è stato tutto abbastanza tranquillo. Dico questa volta perché dopo è successo un disastro. Distrutti, ci svegliamo alle 3, andiamo al mare, passando per strade un po' strane. Noi invece ci incastriamo. Alex, ma che cazzo. Sì, dai. Madonna, che agilità. Vai, vai, easy, fra. Troviamo una persona che cerca di venderci delle cose in spiaggia con il boss. Hai partita IVA. No, no, no. Tu sei un grande.
Tu sei il migliore. Mamma mia, raga, prendete sempre. Oddio, ha il boss. Ha il boss. Ma che cazzo. Ma no. Che cazzo, non ci posso credere. No, andiamo a mangiare nel ristorante con le porzioni più piccole della storia dell'universo. Aspettato un'ora. Un'ora che siamo qua. Quattro, cinque. Così, 27 euro così, e andiamo a fare strada. Qui sono iniziati i veri problemi in realtà, sì, sono iniziati i grossi problemi. Bevo, 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 bevo. Cori sul pullman, su Cori, ci stavamo gasando un sacco, pensavamo che diventasse un ferragosto bellissimo. C'era Ludwig che ha gasato completamente la serata. Chi se ne frega, domani è un'altra storia. Dopo 5 minuti che entriamo, Nail si sale in piedi sopra tipo i tavolini dove si mettono le bottiglie per fare il video a Ludwig. Vediamo un bodyguard che gli corre incontro, lo prende così per il collo e lo butta fuori. Ragazzi, c'è anche addirittura un video. E non chiedermi perché non ti ho portato a te. Così sbattono fuori Nail. Andiamo a parlare con i bodyguard. Niente da fare, non può rientrare. Si cambia la maglietta, si cambia il cappellino, rifà tutta la fila, si finge un altro e rientra. Magari fossero finiti quei problemi. Dai video che state vedendo, diciamo che non eravamo troppo sobri, però ci sta, è Ferragosto, ci sta. Ad una certa, questo purtroppo non c'ho il video, io parlo con una ragazza, normalissima, vado a parlare con una ragazza, mi sento uno che mi colpisce qua e tipo mi tira una specie di spinta schiaffo strano, una combo tra le due, perché era sua sorella. Io mi ci metto a discutere, mi ci metto a litigare, arrivano i bodyguard, ci prendono e ci sbattono fuori entrambi, quindi io gli ero stato sbattuto fuori. E voi direte, vabbè, Zerbi, basta, cioè, è finita. No, non è finita, cosa è successo? Una persona di fianco a Cap urla, sarti di me. Uno di fianco a Cap. Tutti quelli intorno, invece, visto che era dietro l'angolino, pensavano fosse stato Cap a urlarlo. Quindi tutti sono andati verso Cap per arrabbiarsi, chiaramente, no? E ce n'è stato uno in particolare che Nail, addirittura, invece di difendere il suo amico, ha registrato, si è incazzato tantissimo. Alla fine sono intervenuti i bodyguard, la situazione si è risolta, per fortuna più o meno si è risolta. Il tipo addirittura ci stava cercando fuori, infatti siamo dovuti andarcene via perché non volevamo avere problemi. Per il video, per il video, per il video. E abbiamo fatto un ritorno in pullman di questo tipo. Torniamo a casa, tutti in condizioni a dir poco pietose, e Kasu decide di rompere il tavolo a calci. Così. Che cazzo sta succedendo? Wow! Oh! No! 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 Cosa? Sì, la situazione era molto grave. Era talmente grave che ci siamo messi ad urlare come dei pazzi, a fare un casino assurdo, che sono addirittura arrivati vicini a dirci di abbassare la voce. Cosa succede, ragazzi? Cosa? Tornatela così. Fra, che state facendo casino, ragazzi. Oh, ragazzi, avete ragione, più tanto perché siamo appena arrivati, capito? Ma sì, sì, sì. Tranquillo, Fra, ha risolto Nail, Fra. Tranquillo, Fra, ha risolto Nail. La situazione stava degenerando completamente, continuavamo a fare casino. Cap e Kasu si erano chiusi dentro in camera e visto che non c'erano ragazze, Alex nel letto ha tirato fuori i suoi istinti gay. Non che abbia niente contro i gay, Raga, basta. Dai, Fra, più piano. Ragazzi, siamo per agosto, nessuno sa. Sono le sette di mattina. Siamo a Ferragosto. Sotto c'è lei. Chiudi. Raga, notte.
Eravamo talmente messi male, sto ridendo riguardando il video, che Alex ha praticamente alzato l'aria del condizionatore a 11 gradi e fuori ce n'erano 35. Praticamente la mattina dopo ci siamo svegliati e abbiamo trovato Neil così rannicchiato con tutti i vestiti addosso, per cui dorme di sotto, come avete visto lo scorso video nel letto, quello piccolino. Il giorno dopo Ferragosto, diamo le cornici un freddo della Madonna. Madonna mia, c'è il polo nord. Io ti dico solo che per dormire mi sono dovuto vestire. La mattina dopo ci svegliamo e ci accorgiamo dei danni della sera prima, di tutti i danni della sera prima. Porco Dio! Ma che cazzo? Ragazzi, so che vi state divertendo. Dai, ma gradirete rispetto nei confronti della casa. Facci di peso e tira giù.